ragazzi, oggi è il giorno di Monza Modena, una gara importante, ci vuole una telecronaca importante, quindi la giornata è importante. Scopritela un po' con me. Partiamo dalle cose importanti. Io al mattino, senza un caffè, faccio fatica anche a parlare a chiunque. Quindi iniziamo con un bel caffè. Molto bene, siamo pronti, possiamo andare. Sono nel pieno della preparazione della partita, in mezzo ai miei file, dove trovo, mi segno io gli andamenti delle squadre, dei singoli giocatori partita per partita, le storie, i tabellini che compilo durante la partita, tutto viene stampato, tutto va nel PC portatile dove poi scrivo anche il pezzo per la partita durante la telecronaca. Naturalmente postazione non solo volley, San Antonio Spurs, mia squadra NBA preferita del cuore, e il buon Sidney Crosby, Pittsburgh Penguins, OK NHL, l'altra passione che seguo da lontanissimo. Ci sono tante cose da preparare, il 90% rimangono nella mia mente o nei miei appunti, solo il 10% vengono fuori durante la telecronaca. Ad esempio, sulla partita di oggi si potrà raccontare che la Guncia quella volta in palestra in Turchia fu notato, però no, questo lo dico in telecronaca. Tabellini per prendere appunti durante la mia partita presi, foglio partita generale preso e naturalmente senza il pass non entro da nessuna parte. Siamo all'ora in cui volevo essere in macchina in direzione palazzetto. Palazzetto non è lontanissimo da casa mia, la pioggia ha tenuto un po' lontano un po' di gente che di solito viene sempre da queste parti. Ora arriviamo con calma al palazzetto e poi un po' di saluti. Sono pronto, c'è già qualcuno che entra. Ed ecco a voi la seconda voce delle seconde voci. Ciao Luca, tutto bene? Tutto a posto, in ritardo come al solito, ma tutto bene. Noi siamo sempre all'ora in cui vogliamo essere. Assolutamente. Andiamo. Il mio Virgilio, Gio Antonelli, popolo dei social del Vero Volley, i miei angeli custodi che ci danno... ci forniscono sempre la formazione pre-partita. Ecco Luca, comincia a studiarsi i nomi. Benvenuti all'Arena di Monza. Squadra in campo per il riscaldamento. Riconoscimento, cartella stampa e andiamo a vedere se ci sono tutti. Succede che nelle arene della pallavolo incontri dei grandi amici, anche se li vedi una, massimo due volte all'anno. Mimaini, no? Ha detto stampa di Modena Volley, sei pronto? Io certo, meglio che siano pronti quei ragazzi là però. È arrivato il momento delle pronunce con l'uomo delle pronunce, Roberto Sciandamea. Se ti affidi a me allora sei messo veramente bene. Cosa abbiamo oggi? Siamo a posto? Vabbè, lo conosci questo, vedi, questo numero 9. Elvin Gap, va bene, non lo so okay. Come va. Però mi dicono, nonostante in francese, la T dovrebbe togliersi, però un gapetta, se no. Telecronisti parte seconda, la sfida delle riprese, la voce bicampione d'Europa in carica, Fabrizio Monari. Eccolo qua, con chi sto parlando? Sei pronto? Molto, grazie. Bello carico, guarda che c'è qua anche questo bel ragazzone qua. Voci di Discovery. E oggi di Uno Volley, è debutta in radio. Debutto radiofonico per Paolo Cozzi. Molto. Chiudono la trasmissione in 60 secondi. La penna multicolor è immancabile, come pure lo schermo assolutamente touch del PC per consultare in fretta le cose durante la partita. 12-10 nel primo set, la battuta di Vlad Davischiva a cercare i polsi di Engapet, Bruno per Gapet. Pole si appende in aria, non era proprio una palla alla Bruno, di quelle proprio precisissime. E allora si riparte con la ricezione di Marti, la palla dietro per Groser, money out del tedesco che porta a casa il punto in uscita dal timeout, 5-3. Dei tre set point che si era guadagnato alla Balsa Group in Modena, Monza ha annullato il primo, ma c'è sostanzialmente in gapet, un sguardo anche di sfida ad aspettarlo, la ricezione di Rossini, poi Bruno, palla dietro per la Guncia, la palla si impenna, parità all'Arena di Monza, uno pari, e direi che è giusto così, 25-22.